Amici di Viva il Teatro, oggi siamo con Marco Vaccari, il direttore del Teatro San Babila. Buongiorno. Salve, buongiorno a tutti. Ci racconta un po' questa stagione? Sì, è una stagione, insomma, abbiamo cercato di impegnarci a 360 gradi per, con commedie brillanti, con classici, con un musical, e con 80, più di 80 attori sul palcoscenico. E, insomma, speriamo che sia una stagione apprezzata, perché davvero è una stagione a 360 gradi che può accontentare davvero tutti. In che modalità sono stati scelti gli spettacoli? Andandoli a vedere, sempre meglio vedere gli spettacoli, sono spettacoli che hanno già debuttato tutti nella scorsa stagione, e quindi visti in provincia, i debutti, anche non ai debutti, ma diciamo visionati, perché è sempre meglio vederli dal vivo e capire, sì, ovviamente ne vai a visionare tanti e poi ne devi scegliere 8, 7, 8, 9. Lei sarà anche attore in alcuni spettacoli. Che cosa si prova a essere direttore e anche attore nello stesso tempo? Molta fatica, molta responsabilità, e anche qui su più fronti, ovviamente. E quindi faticoso, però allo stesso tempo ti assumi le responsabilità che ti devi assumere. Insomma, per me è importante che in un teatro l'anima sia molto costituita dal gruppo di base, dagli attori, dalla compagnia stabile, da chi ci lavora, perché conosce il pubblico, perché comunque cerca di accontentarlo non solo in una direzione, ma in più direzioni. Tant'è vero che noi faremo tre spettacoli piuttosto diversi tra loro, con di autori diversi, una cosa più drammatica, l'altra invece più leggera, più brillante. Quindi, insomma, cerchi di agire a tutto tondo, proprio perché conosci il pubblico e perché lo vuoi comunque dargli più possibilità. C'è qualcosa in particolare che consiglia in questa stagione? Fate l'abbonamento, tutti gli spettacoli sono belli, ma direi no, farei un torto ad alcuni. Direi che la stagione, anche per motivi economici, lo dico, è abbastanza conveniente, anzi molto conveniente, quindi l'invito è venire, anche perché chi si abbona ha davvero una visione, come dicevo prima, a 360 gradi, e quindi magari non sceglierebbe cose che invece prende con l'abbonamento, quindi magari poi si trova delle sorprese inaspettate. Quindi abbonatevi, è la cosa più bella, anche perché, ripeto, conviene molto. Possiamo invitare gli amici di Viva il Teatro a venire appunto al Teatro San Babila? Certo, venite dal 10 di novembre, iniziamo e finiremo a metà maggio. Gli appuntamenti per ogni spettacolo sono tre, alle ore 20 il venerdì e il sabato, la domenica pomeriggio alle 16, quindi abbiamo ritardato di un'ora rispetto al passato, erano 15 e sono andate le ore 16. Tre giorni per di tenuta della compagnia, per accontentare un po' tutti, come dicevo prima. Grazie mille.